Professoressa Cioffi, lei è la responsabile di questa iniziativa per quanto riguarda il gemellaggio. Com'è andata? Credo che già da quello che stiamo vedendo intorno è andata benissimo. È iniziato tutto quasi, diciamo, in sordina, perché abbiamo avuto un contatto da una nostra collega e niente, è nata un'amicizia in una prima videochiamata su WhatsApp, e di là è nata l'idea del progetto, che poteva portare i giovani a capire l'importanza del vivere all'aria aperta, del fare sport e quindi superare tutte quelle difficoltà che caratterizzano la gioventù moderna. E quindi la mia collega ovviamente ha condiviso le idee sulla piattaforma eTwinning, e abbiamo quindi a quel punto cercato i ragazzi che potevano essere interessati a un progetto del genere, abbiamo individuato degli obiettivi da raggiungere, dei lavori da realizzare, e tutto questo nel giro di 3 mesi. Stare qui oggi alla sua presenza, alla presenza della collega Monica e l'altra mia collega Carla, che hanno tanto aiutato, per me è una gioia infinita, perché abbiamo visto realizzarsi quello che noi desideravamo fare, portare i ragazzi a contatto con una realtà che è diversa da quella che loro di solito vedono sui social o comunque tra le quattro mura domestiche. Abbiamo anche qui dei campioni per cui stanno vedendo dal vivo che cosa lo sport può significare. E la città di Ladispoli dà il suo saluto ai nostri amici spagnoli, qui alla professoressa Maria. Benvenuta. Gracias. Estamos muy contentos de estar aquí. Por supuesto, muy agradecido a las profesoras, al instituto, y esperamos disfrutar durante toda la semana y, por supuesto, devolverle un tiempo excelente, una experiencia inolvidable a vuestros alumnos cuando nos visiten en España. Sì, mi associo a quello che dice la collega, speriamo davvero che sia una settimana meravigliosa per i nostri studenti. Ne abbiamo in totale 36, 18 spagnoli, 18 italiani, e niente, ci auguriamo il meglio per loro soprattutto. Io sono qui contentissima di questa iniziativa, che è stata organizzata appunto dall'Istituto Ilaria Alpi in collaborazione con l'amministrazione Grando. Ospiteremo questi ragazzi una settimana e cercheremo di fargli conoscere il territorio al meglio, e anche con tante collaborazioni di agricoltori e quant'altro, appunto per far conoscere il nostro prodotto, che è il carciofo, e che loro conoscono bene ma che condividono con noi. E faremo tante altre attività sensoriali e di conoscenza per questi ragazzi. Oggi li accogliamo anche grazie alla collaborazione con l'alberghiero e in questa aula qui al teatro dell'istituto, e cercheremo di far passare una settimana appunto di conoscenza e divertimento per questi ragazzi. Lei ha voluto sponsorizzare questa iniziativa con l'utilizzo di una maglietta. Sì, diciamo che in linea di massima siamo sempre molto attenti al sociale. Per questo gemellaggio occorreva un piccolo contributo per una t-shirt che suggellava insomma questo binomio, questo gemellaggio, e siamo intervenuti con una delle mie aziende, abbiamo sponsorizzato, abbiamo messo a disposizione dei fondi affinché la scuola potesse acquistare queste maglie per poter poi completare, diciamo, in linea di massima questo gemellaggio, questo evento, dando un simbolo vero e proprio. Infatti poi alla fine della manifestazione saranno omaggiate queste t-shirt e ci sarà anche, credo, un piccolo match di calcio.